Sulla web.it parliamo ancora di sport, oggi lunedì 12 novembre, ieri la Prebanca Lannutti alla Palla Prebanca San Rocco in Castagnaretta ha fatto appieno il suo dovere sconfiggendo Piacenza e ponendo fine a una mini crisi di risultati, visto che nelle ultime due esibizioni in campionato il sestetto della Granda era andato sotto in due circostanze, appunto contro Latina e Trento. Noi per parlare di questa bella partita abbiamo uno dei protagonisti del match di ieri in collegamento telefonico, il centrale Gigi Mastrangelo, ben trovato, buon pomeriggio. Una bella partita la vostra ieri, anche tu Gis sei riuscito a ritrovare percentuali una prestazione nel complesso davvero soddisfacente, il tuo contributo è stato importante per questo successo della Prebanca. Beh sì, comunque c'era bisogno di far buona perché veniamo da un momento non positivo, quindi aver ottenuto una vittoria, una bella vittoria con una squadra molto forte in casa, un risultato decisamente importante, è venuta meno quella serie negativa che purtroppo aveva caratterizzato le vostre ultime partite e tu negli ultimi impegni della Coppa dei Campioni e nella sfida contro Trento eri rimasto in panchina, la cosa ti ha dato presumibilmente fastidio, come è normale che sia per un campione come te con un pedigree e delle qualità davvero notevoli. Guarda, di questo non ho visto non parlarne. Sarebbe meglio non parlarne quindi. Perfetto, complimenti comunque per la franchezza, insomma, da questo punto di vista. In generale, Gigi, cosa ti attendi da questa stagione voleistica Cuneo? Una squadra che è stata profondamente rinnovata, ci sono ancora dei pilastri, dei senatori forti, come te, dove volete spingervi con questo sestetto? Una squadra forte, un bel mix di esperienze, di giovani, di meno giovani, quindi squadra che può fare molto bene, avere grosse potenzialità, però c'è un cammino ancora molto lungo sia per quanto riguarda il campionato, qui ci saranno i playoff sia per quanto riguarda delle varie corse a partire dalla Coppa Italia, dalla Champions, quindi ci sarà da lavorare ancora tanto per arrivare fino in fondo. Perfetto, noi ringraziamo naturalmente per questo suo intervento qui su www.tv.it Gigi Mastrangelo per la sua franchezza, anche lo ricordiamo uno dei più grandi e rappresentativi campioni della nostra pallavolo, medaglia di bronzo anche all'ultima Olimpiade di Londra 2012. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi.